Ciao a tutti ragazzi, sono Anco9527 e benvenuti in questo nuovissimo video sul nostro canale. Ragazzi, oggi sono da solo, però siccome oggi è martedì 16 marzo c'è la nuova season di Fortnite, la season 6. Stamattina ho già messo a fare l'aggiornamento, 31 giga sulla PlayStation, perché posso giocare per ora solo dalla PlayStation. Comunque già finito, quindi adesso andiamo subito a vedere il pass battaglia, a shopparlo, spero, perché ieri ho avuto un po' di problemi a shoppare su Fortnite, quindi non mi ha fatto shoppare, e andremo a fare una partita per vedere la mappa. Detto questo ragazzi, ci vediamo subito nel gioco. Eccoci ragazzi, allora ho appena avviato il gioco, mi dà Fortnite, insomma, connessione in corso, aggiornamento, ok. Un'altra immagine, una strega, no, cos'è, non una strega, che strega, ecco. Allora, questa qui è la schermata, quella, diciamo la schermata nuova. Probabilmente ci sarà una skin del pass battaglia, sicuramente, anzi, siccome c'è solo questa qui. Però dietro si può vedere della lava, ora che guardo. Comunque adesso andiamo a pigiare subito X per andare a startare per la prima volta il gioco, stagione 6. Eccoci ragazzi, matchmaking in corso. Mi ha fatto selezionare però battaglia reale o salva il mondo, però mi dà connessione in corso, quindi vediamo. Però prima diceva matchmaking, io però non ho avviato nessuna partita, non sono neanche entrato. Ho pigiato soltanto prima la X, come avete visto. Allora è sparita. Ecco. Oh, bellissimo il trailer. Questa è la skin, allora già si vede la skin. Ma sta andando nel punto zero. No, gli è cascata la sfera, non so cosa c'è dentro. Preso. Quindi c'è uno di vita. 99. Si chiama Jonesy Bunker, quindi Jonesy, insomma. Bunker no, Jonesy. Ragazzi, è bellissimo. Ma questo è Venom. Lo Spas. Lo Spas. E questi? Che figata. Ma ci sono tutte le skin anche vecchie. Miascolo, per esempio. Bananita? Quello lì che non ho visto chi era. Ma che è diventato questo gioco? C'è pure pesce secco. Figata! Ah, è per richiudere il punto zero, teoricamente. Meteorite. Incredibile. Ha funzionato davvero. Ragazzi, sono veramente strabiliato. Ma è un'astronave. Ma figata. Posso portarti tu. Figata. Figata. Affare fatto. Per ora. Oh, molto rassicurante. Mettiamoci al lavoro. Sono in partita. Mi dai il ping e gli FPS. Come mai questa cosa? Devo giocare con lui? Verso casa. Non farmene pentire. E fa preparare quell'Uber. Non abbiamo molto tempo.
Ma? Lascia stare, datti una svegliata, stiamo salvando l'area. Vabbè, io ho Tony Stark perché ce l'avevo già da prima, ma figata. Ma che figata! Ma che figata! What? Wow. Ma ragazzi, veramente sono scioccato. Possono peggiorare. Attenzione alle ondate di realtà. Roger, staremo attenti. Le ondate di realtà possono tramutare tutto in un'altra. Ma io posso ballare. Ma sono una farfalla. Lui è una farfalla. Tutto bene laggiù. Ora sono una farfalla, quindi no. E io chi sono? E questo come si prende? Ok. Ci riuscirai? Ah, certo che sì. Andiamo. Figata. Che cavolo, ragazzi, che figata. Non me l'aspettavo, vi giuro, sono rimasto veramente a bocca aperta. Cioè, non so neanche cosa dire. Ma wow. Mamma mia. Ma stanno fightando. Wow. Ragazzi, veramente. I lupi sono una novità, Ma? What? Le realtà alternative si fanno strada, meglio se ci muoviamo. Oh, Tata, pensa per gli esponenti. Ne manca uno solo. No, mi sto sparando. Ora potrebbe servire una di quelle ondate di realtà. Arrivo. No. Vai. Si gode. L'ho richiuso. Ma che figata. Quello è l'ultimo. Credo che ci siamo. Che roba, grazie. Guarda qui. Ma che mappa è? Ma io non posso passare. Dove cavolo devo andare? Non devi farlo. Wow. La lava. Ma stanno spuntando cose sottoterra. Da sottoterra. Ma che figata, raga. Fighissimo. No, mi sta risucchiando. E niente, sono finito con lui. Wow. Che figata. Ma non avremo un'altra occasione.
nel loop. Dovremo combattere per tornare indietro. Qualunque cosa succeda, non mollare. Ti troverò e mi dirai tutto. Ti do la mia parola. E si fa! Ma che figata! Regà? Ma che figo! Connessione in corso, ragazzi. È finito il trailer barra evento della stagione 6 di Fortnite. Adesso sicuramente ci trasporterà in lobby. Siamo in lobby. Oh, pass battaglia Fortnite stagione 6. Questo è il trailer. Ma che arma è? Una specie di bullfrog sembrava. Di bullfrog parlo di Warzone. Ma ad affrontare le nostre paure, quali che siano le conseguenze. Ma che roba? Quella forza antica chiede equilibrio. L'isola è diventata selvaggia. Ma che figata! Furia stagione 6. Si chiama Furia. Neymar. Eccoci ragazzi, scusatemi se sentite un po' la PlayStation, però è molto rumorosa la mia PlayStation. Quindi adesso ragazzi andiamo a shoppare la crew di Fortnite di questo mese, che mi darà incluso il pass battaglia stagione 6 Furia, pacchetto più mensile, vabbè, col dorso decorativo, tutto questo ce l'ho già. 1000 V-Buck, bonus di marzo, prendi dorso decorativo, pacchetto blister, quello là a sinistra della skin quella dell'unicorno. Signore e signori, questa crew di Fortnite di marzo l'ho presa. Adesso qui mi dà un po' di cose. Appunto, questo qui è la confezione blister, quella che dicevo prima. La equipaggiamo subito. Ecco qui, signori, i vantaggi per i membri crew di Fortnite. Mi dà il pass battaglia. Beh, a parte 1000 V-Buck, questo lo sappiamo già. E signori, pass battaglia sbloccato. Quindi anche questo pass battaglia della stagione 6, capitolo 2, Furia, ce la portiamo a casa. Eccoci ragazzi, allora qui abbiamo già l'agente Jones, immagino si dica Jones. Allora direi subito di andare avanti. Hai raggiunto il livello 1 e basta, perché ovviamente comunque andiamo a vedere il pass battaglia. Allora qui abbiamo uno stendardo, questo spray carino, V-Buck, ci fanno comodo. Questo, ecco, ho sbagliato, scusate. Volevo dire questa schermata di caricamento, l'emoticon, vediamo sto balletto gratis, questo, quindi anche se non c'è il passo lo può sbloccare. Ah, una insomma spazza per terra. Qui abbiamo la musica, poi abbiamo questa schermata di caricamento, quella diciamo del gioco. Poi qui abbiamo il dorso, bellino, carino, devo dire la verità. Scusate, non riesco a fare niente. Poi abbiamo questo emoticon, V-Buck, spray. Questo, anche questo carino. La skin, abbiamo Lara Croft. Ok ragazzi, sia, magari ci avrà anche gli altri stili, però poi vedremo. Allora, il pass battaglia, ho letto adesso a sinistra, finisce l'8 giugno, quindi siamo a posto. Poi abbiamo sti picconi, questo scia, questa scia, questo balletto. Figata. È di Lara Croft, appunto. Poi abbiamo dei V-Buck, di insomma 100 V-Buck. Poi abbiamo questo deltaplano, non mi piace molto. Questo stendardo. Qui abbiamo un'altra skin, Lara Croft 25esimo anniversario. E comunque ecco lo stile di, l'altro stile di Lara Croft. Questa copertura molto bella, mi piace perché è RGB. Perché se hai il computer o nella stanza o dove giochi o nel game RGB,
Dead RGB si fa più FPS, lo sappiamo tutti, no? Vabbè, continuiamo comunque. Qui abbiamo uno spray. Qui abbiamo un emoticon. Poi strumento raccolta, motoscafo, bello bello questo piccone, V-Buck, un altro stile di quell'altro, no, completamente in carica, sbloccato, sembra uguale a me, però vabbè è diverso comunque. Poi abbiamo quest'altra, la seconda skin del pass, la terza, perché il primo è agente Jones. Abbiamo Tarana, se si dice così non lo so, mi dispiace. Poi abbiamo solita plano, bello, pattuglia delle ossa. Poi abbiamo questo stendardo, questo emote dove mischia le carte. Oh, figata, madonna. Poi abbiamo questa schermata di caricamento, questo, beh, carino, quello con l'overboard. Poi abbiamo V-Buck, abbiamo Shia, la seconda, 3, 2, 1, abbiamo sempre la skin di Terra nell'altro stile. Poi abbiamo strumento di raccolta, abbiamo piccone, bello questo che mi piace. Qui anche questa bella perché ha un po' di RGB, si vedono gli RGB sopra, quindi sempre più FPS. Poi abbiamo spray, V-Buck, musica, stendardo, schermata di caricamento, deltaplano. Vediamo sul deltaplano. Carino anche questo, molto bello. Abbiamo questo dorso, mi piace. V-Buck, Shia, che non si vede, io non la vedo. Va bene. Abbiamo un altro stile dello zaino. Ah, si estende, adesso c'è pure la scarpa, vedi, figata. Abbiamo la quarta skin di questo pass, signori. Raz. Bella, bella, bella. Poi abbiamo questa emoticon, 100 V-Buck, questa emote, tecnica di meditazione, bella, 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 bella. Bellissima. Poi abbiamo questa scia, questa si vede, ok, questa è bella. Poi abbiamo la schermata di caricamento, lo zainetto, dorso decorativo, questo stendardo, V-Buck, deltaplano, ovolo. Poi vedi si estende, non so cosa c'è aggiunto qui, però credo il filo rosso. Cocodè, bellina, non mi piace molto però è carina. Allora, poi abbiamo beatbox, emote, che però non si sente, non la vedo, non funziona. Eccola. Ma figata. Allora, poi abbiamo questo spray, questo, figata anche questo. Sono i picconi, due picconi. Poi abbiamo questo emoticon, cioè quel, sì, questo emoticon. Poi abbiamo questa copertura fuori pollo, non mi piace molto. Poi abbiamo zaino uovo, se l'altro stile dello zaino, questo mi piace, molto carino. 100 V-Buck, Coccodè succoso, questo è carino, mi piace di più questo che il Coccodè principale, diciamo. Selvaggio con la musica. Poi abbiamo uno spray, abbiamo questo deltaplano, bellissimo, è bellissimo questo, ragazzi. Poi abbiamo V-Buck, emoticon, questo secondo me è bellissimo, questo del punto zero, ragazzi, è bellissima. Poi abbiamo un altro stile del, sempre dello stesso zaino. E signori e signori, la quinta skin, quinta o sesta, ho già perso il conto, Corvina Rinata, bella, molto bella anche questa. Bellissimo, raga, io voglio sto piccone. Poi abbiamo V-Buck, schermata di caricamento, icona, insomma, stendardo. Questo, anche questo carino, però è troppo grande forse e dà un po' di noia. Emote, ma aveva formato un lama, ma che cavolo. Vabbè, poi abbiamo altri 100 V-Buck, Corvina classica, l'altro stile della quinta o sesta skin, portata della
Guia, bello, sì, possiamo dire sì. Schermata di caricamento, questa qui è bella. Poi stendardo, fuoco di guia. Bello questo. Quello lì è molto bello. Un emoticon, uno spray, 100 V-Buck. Questo dorso decorativo gratis anche, quindi per chi non ha il passo se lo può prendere. Questo carino. Spray, strumento di raccolta. Un bel piccozzo stendardo, abbiamo un emoticon 100 V-Buck. Signore e signori, arriviamo al livello 100 del pass battaglia della stagione 6, capitolo 2. Signore e signori, assassina della guglia. Fantastica, direi bellissima. Soprattutto nella parte centrale che è tutto colorato, è bellissimo. Poi vabbè, guardia della torre. E si toglie la maschera, ma che figata! Ah, ma va avanti! Ma va avanti! Ma che figata! Ma va avanti, ragazzi, bellissimo! Poi non sappiamo più, si sbloccherà in 42 giorni. Vabbè ragazzi, allora direi che per questo vi è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi a tutti i nostri social, soprattutto Instagram e Twitch, che probabilmente facciamo le live lì. Visto che ci sarà l'aggiornamento di Warzone di Rainbow Six, adesso vedremo un po' cosa si fa. Comunque ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti i nostri social, YouTube, Instagram e Twitch, tutto il link in descrizione ragazzi. Direi che per questo è tutto, mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti anche cose a caso, basta che scrivete perché almeno so che state guardando questo video e non guardate i primi 3 secondi e poi chiudete. Detto questo ragazzi, ciao!